Fabio Blaso, l'Uber che ci ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, ma purtroppo non è riuscita a fare quanto voleva. No, stasera non ci siamo riusciti. Loro sicuramente, anche loro avevano comunque mancanze di giocatori come li abbiamo noi. E in più si è aggiunto anche Lucarelli. E niente, è andata così, abbiamo provato di tutto. E ci abbiamo provato, non è andata bene. Però adesso pensiamo alla prossima partita del 26. Si voleva a tutti i costi impensierire Perugia. Direi che la formazione umbra aveva messo in crisi con la battuta tattica di Russo, soprattutto all'inizio. Sì, abbiamo avuto delle difficoltà su quei turni float, soprattutto sia Russo che Solé, e con delle variazioni anche sulla battuta di Giannelli, e dove dobbiamo lavorare meglio sulla comunicazione, soprattutto di chi sono quei pallone. E poi per il resto, gli altri siamo stati anche bravi sui turni loro importanti, quelli forti, siamo stati bravi anche a tenere, però insomma ci è mancato anche un po' l'attacco che abbiamo fatto un po' fatica stasera. Enrico Diamantini, protagonista dall'inizio del terzo set di questa partita. La Lube ci ha messo il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo detto con Fabio Balaso. Volendo fare gli spiritosi, l'incerottata Perugia ha avuto la meglio sull'incerottata Lube. Sì, hanno avuto la meglio, di sicuro hanno avuto subito un bel approccio e sono riusciti a mettere subito la partita sul loro binario. Abbiamo poi avuto una risposta già un po' nel secondo set e poi anche nel terzo, però non è bastato, loro poi sono ritornati e hanno chiuso la partita. Cosa è mancato a questa Lube questa sera? Ma di sicuro non avremmo fatto una bellissima pallavolo, però diciamo che ci abbiamo provato, delle cose non ci sono venute, ci lavoreremo su, cercheremo di sistemarle per quel che possiamo e valuteremo poi. Io ancora adesso non ho neanche visto bene i numeri, quindi non so dirti, però ci si lavorerà su e cercheremo di sistemarle queste cose. Finalmente avete una settimana piena per poter riposarvi e lavorare. Sì, adesso abbiamo una settimana lunga dove rigiochiamo il 26 con Padova e, come dicevo prima, dovremo sfruttare questa settimana per poter lavorare e aggiustare quelle cose che magari non sono venute stasera o altre volte e ne approfitteremo, sicuro. Chico Blengini, non è bastato un grande cuore della Lube per arginare Perugia? No, beh, siamo partiti non bene. Un primo set, secondo me, dove loro hanno approcciato meglio la partita. Anche proprio in generale, non solo per i primi punti, ma proprio in battuta, in decisione, in attacco. Dopo poi credo che abbiamo giocato la nostra partita con le nostre difficoltà e se ne sono aggiunte anche nel corso della partita. Abbiamo provato a resistere, abbiamo provato ad usare tutte le armi che abbiamo, anche con giocatori non in perfette condizioni, anzi non in buone condizioni, hanno cercato di dare il loro contributo, non è bastato e ci dispiace perché insomma ci dispiace prima di tutto per il risultato, poi per l'infortunio Lucarelli e poi chiaramente per la classifica perché era una partita a cui tenevamo, però insomma questo è, bisogna adesso un attimo fermarsi a ragionare con calma e cercare di procedere senza perdere il controllo della situazione. Abbiamo questa situazione delicata, lo diciamo da tempo, invece di migliorare purtroppo in questo momento sembra ancora più complicata, però insomma adesso troveremo le contromisure. Sicuramente sarà tutto da verificare, ma a caldo cosa si dice di Lucarelli? No, niente, io non ho ancora parlato col ragazzo, durante la partita chiaramente non mi hanno voluto, io ho capito, però insomma mi è bastato vedere lì a bordo campo un ragazzo e capire che l'infortunio è stato un infortunio, non solo un problema, un risentimento, un'infiammazione, un qualcosa di facilmente risolvibile, però non posso, non so altro. E credo che poi, una volta che si sia chiarita la natura del suo problema, ci saranno i medici che spiegheranno qual è il problema. Parliamo di note positive, Zaitsev ha fatto l'esordio da titolare in squadra. Sì, Zaitsev ha fatto secondo me una buona gara, ha anche giocata con
con intelligenza, lui non è ancora in condizione al suo massimo, diciamo, anche perché insomma ha ancora qualche problemino di acciacchi, no? Perché chiaramente dopo tanti mesi di inattività il ginocchio e anche non solo il ginocchio, tutto l'organismo deve riadattarsi alla continuità di lavoro, e poi deve insomma, abbiamo parlato a lungo con lui, insomma, adesso ci dedichiamo di più, fatto salvo il cercare di risolvere completamente tutti i problemi, ci dedichiamo a cercare di far crescere il suo rendimento, perché chiaramente fino ad ora lo staff si è dedicato a guarirlo, no? A fargli fare tutto il percorso riabilitativo post intervento, che è andato molto bene, il ragazzo ha risposto bene, ha lavorato con grande impegno, e insomma bisogna procedere, però ha fatto una gara secondo me non solo di volontà e di applicazione, anche una gara proprio di testa, ha scelto nelle situazioni di difficoltà certe soluzioni. Lui deve, non solo adesso che magari non è al top, ma in generale continuare a lavorare così. Lui è sempre e rimane un giocatore potente, però insomma anche i giocatori potenti, e questa sera Leon per esempio l'abbiamo visto, devono delle volte utilizzare anche delle alternative. Credo che Ivan questa sera abbia usato bene le scelte nelle varie situazioni, quindi questo sì, siamo contenti. Purtroppo però insomma il risultato non era quello che tutti volevamo, lui compreso. C'è il grande rammarico, Chicco, anche perché naturalmente volevate augurare diversamente il Buon Natale a questo stupendo pubblico che anche questa sera vi ha tenuto e vi ha sostenuto per tutto l'arco della partita. Sì, questo sempre, noi vogliamo augurare buona domenica sera o buon mercoledì sera, perché quando veniamo a giocare non solo in casa ma soprattutto davanti ai nostri tifosi, chiaramente noi viviamo per un obiettivo unico, e a maggior ragione in un'occasione come questa, che era l'ultima partita in casa prima del Natale. E comunque auguriamo buon Natale a tutti i nostri tifosi, li ringraziamo per il sostegno anche quando eravamo sotto, perché insomma il tifoso è tifoso vero quando ti sostiene, quando sei in difficoltà. Noi questa sera lo siamo stati nella prima parte della gara, poi anche dopo aver vinto il terzo set, nel quarto a metà siamo andati in difficoltà, loro hanno continuato a spingerci, e di questo siamo orgogliosi, oltre che gli siamo grati. Quindi buon Natale a tutta la tifoseria Lube, a tutti i nostri sostenitori e a tutti quelli che ci vogliono bene.